Si sono appena concluse le due audizioni in Commissione Territorio su Pedemontana. Nella prima sono venuti a parlare il presidente e l'amministratore delegato di Pedemontana, che sostanzialmente hanno continuato a raccontare fumo per un'ora, ricordando quanto è bella, quanto è utile e quanto sia positiva quest'opera per il nostro territorio. In realtà i nodi veri non sono stati affrontati, le compensazioni ambientali che mancano completamente e sono in gravissimo ritardo. Non si è parlato del tema della diossina a Seveso, l'opera impatterà proprio su quei terreni dove ancora oggi c'è la diossina dell'ICMESA del 76. Non si è parlato del closing finanziario dell'opera stessa. Visto che mancano più di 2 miliardi di euro per proseguire l'opera. Noi siamo intervenuti mettendoli alle corde, facendo tutti gli appunti in maniera molto precisa su questi temi e soprattutto esortandoli a non andare avanti, oltre alla B1 che verrà aperta, la tratta B1 che verrà aperta settimana prossima, senza che ci siano certezze finanziarie in merito ai lavori, da proseguire. Il mio grosso timore è che queste persone comincino a scavare, comincino ad aprire qualche cantiere con la scusa di dire ora i cantieri sono aperti e non possiamo fermarci. Il rischio vero è che la Brianza sia interessata per i prossimi 30 anni da una Salerno-Reggio Calabria, un'opera interminabile perché non ci sono i fondi. La seconda audizione è stata con i sindaci del territorio di Monza e Brianza che sono venuti a rappresentare in maniera tardiva, secondo me, le loro criticità nei confronti di quest'opera. Ed è stata una riunione surreale perché non c'era praticamente nessuno ad ascoltarli. C'ero io, c'erano un altro paio di consiglieri regionali. La gran parte della commissione, dei membri della commissione era assente, non c'era neanche l'assessore Sorte, l'assessore Trasporti Sorte, che non ha ritenuto di venire ad ascoltare i rappresentanti del territorio brianzolo. E questo la dice lunga sull'incapacità della regione di dare delle risposte concrete e serie ai problemi che Pedemontana sta causando ai cittadini.